Oggi per protesta non parteciperò all'apertura della fiera perché hanno cassato anche l'inaugurazione. Vi ricordate, cari foggiani, quando venivano qui alla Fiera dell'Agricoltura, un evento internazionale, veniva il Presidente del Consiglio dei Ministri, veniva il Ministro dell'Agricoltura, venivano i Presidenti della Regione. Oggi tutto questo non c'è più per colpa del centro-sinistra che ha ucciso la Fiera di Foggia e ha ucciso l'agricoltura di Capitanata. Vedete questo scempio dietro alle mie spalle? Era prima l'ingresso monumentale della fiera, chiuso da 15 anni per la sciatteria amministrativa del centro-sinistra. E lo sapete chi è il direttore dei lavori? Pippo Cavaliere. Dove tocca il centro-sinistra non cresce più nulla. È troppo comodo, è troppo facile anche per noi poter attaccare Landella sulla sua gestione, anche sulla sua inefficienza nel rapporto con la fiera. Facciamo una cosa istituzionale oggi che metta al centro l'interesse complessivo, l'interesse di vedere una fiera luogo rinato anche degli spazi fisici. In questi spazi la Regione ha messo tramite il Ministero 26 milioni di euro per dei lavori, ci sono i contenziosi al TAR che non sono sicuramente colpa di un progettista o colpa del sindaco, c'è una litigiosità tra le aziende e questa litigiosità procura questo stallo che in questo momento è visibile anche fisicamente, ecco, sul corso del mezzogiorno. Ci abbiamo poi tutta la parte però operativa della gestione della reale attività che in fiera si svolge e non mi pare che il comune brilli per iniziative o di idee di coinvolgimento della fiera. Su questo adesso, al di là di come la si voglia pensare, credo che si debba fare un passaggio ulteriore fuori dagli schemi politici, mettendo assieme Cavaliere e mettendo assieme Landella nella fase pro tempore che ancora eserciterà, per vedere se ci sono delle iniziative comuni da poter assumere.